Salve a tutti. Sì, lo so, sono in vacanza e in teoria non dovrei fare video, ma questo gioco che ho trovato durante il mio periodo di meditazione meritava troppo. Quindi ho deciso di contravvenire temporaneamente alla regola che mi ero autoimposto sul forum. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Phantasmal. Vi chiedete perché mi piace così tanto? Beh, vi dico solo questo. Immaginate di prendere un titolo horror pauroso come il buon vecchio Silent Hill e sviluppatelo con la generazione procedurale dei livelli. Otterrete non solo partite sempre diverse, ma anche infarti sempre nuovi. Sarà infatti come giocare a ogni avvio sempre a un, tra virgolette, nuovo Silent Hill. Nel gioco vi ritroverete infatti in una casa diroccata di cui a priori non conoscete né la mappa, né tantomeno dove sono i nemici. Quindi, al contrario degli horror classici, non avrete la possibilità di imparare da dove i mostri vi sorprenderanno e avete a ogni partita quindi sempre la stessa sensazione di paura. Per rendere l'ambiente ancora più teso, questo titolo appartiene al genere roguelike. Quindi morte permanente. Nessun checkpoint o salvataggio per ricominciare una partita dopo un game over a difficoltà parecchio elevata. Se tutto questo non vi basta per dargli una chance, passo ora ad analizzarne pregi e difetti, tenendo conto che è ancora in fase alfa. Per vincere la partita non dovrete fare altro che, tra virgolette, uscire dalla casa generata casualmente. Come per tutti i roguelike, vedrete che non sarà un'impresa facile. Avrete a disposizione una torcia, che potrete accendere premendo F, e di fronte a voi nello spawn, che è l'unica struttura uguale in tutte le partite, troverete una pistola, un po' di munizioni e una moneta d'oro che, come altre sparse per la casa, alzeranno solo il vostro punteggio nella partita senza alcun'altra loro utilità. Le armi da fuoco sono ovviamente le vere protagoniste di questo gioco. Infatti, al contrario di alcuni giochi recenti come Slender o SCP Containment Brick che ha anche lui livelli casuali, qui potrete finalmente fare il culo ai vostri avversari. Esplorando l'abitato, potrete trovare altre utili armi e munizioni, oltre ai vitali medikit per curarvi dai morsi dei non morti. Questo bagliore che vedete qui è un portale che fa comunicare i vari livelli. Per proseguire nel gioco dovrete toccare queste strutture e sarete teletrasportati nel livello successivo. Eccoci quindi al primo livello. Come potete vedere, non usando la torcia non si vede un cazzo. Ma allora perché lo sviluppatore ha dato la possibilità di spegnerla? Il motivo lo incontreremo fra poco. Come già detto, l'esplorazione delle stanze è fondamentale per trovare i rifornimenti e le armi necessarie alla vittoria. E per vedere questi oggetti nel buio ovviamente la torcia è d'obbligo. Travi di legno. Una di queste sarà una perfetta arma da mischia. Per prendere gli oggetti basta premere E. Oh, ma che cazzo succede? Chi mi sta trapanando il culo? Madonna. Anche se lo quendo non lo fa capire, quindi sono preso un mezzo infarto. Questo mostro oltre a farti il culo come vedete è anche in grado di stordire il protagonista. L'unico modo per sopravvivere, dopo averlo fissato a lungo e con la schermata tutta rossa, è riuscire a scappare non vedendo un cazzo. Se non ci riuscirete morirete in modo simile a come avviene con lo Slender fra le allucinazioni. Porca troia. Questi fantasmi, in grado di attraversare anche i muri, vi attaccheranno se ci camminate vicino, li abbagliate con la torcia, fate rumore o gli sparerete addosso. E se sono tanti vi attaccheranno in massa senza darvi via di scampo. Altro cagozzo in meno di 2 minuti. In futuro lo sviluppatore ha detto che il gioco avrà delle caratteristiche stealth meglio sviluppate, fra cui anche la possibilità di camminare senza fare rumore. Oltre a questo in questa alfa, che è in sviluppo solo da un paio di mesi, manca ancora una buona fisica degli oggetti e delle animazioni decenti. Ma sono sicuro che col tempo queste cose saranno perfezionate. Il gioco un mese fa era praticamente ingiocabile, ora, seppur con alcuni difetti grafici evidenti, gira liscio e senza bug. Ancora? Stavolta ti riempio di mazzate. Un'alternativa per illuminare grandi ambienti senza utilizzare la torcia sono i flare.
lanciandone uno a terra premendoci, questo illuminerà tutto l'ambiente circostante col minor rischio da parte vostra. Allo spawn partirete con 10 di questi oggetti e altri li potrete trovare in giro per la casa. Secondo livello. Crepate stronzi. Ecco il primo nemico in grado di attaccarci a distanza. Neanche a dirlo, anche i suoi getti di sangue credo siano allucinatori. Devo far fuori questo pischello prima di colpirlo però. Un ragno, e anche lo stronzo drogante di prima. Stavolta però te li prendi, non pensare di sparirmi davanti. Quando lo incontrate, se spegnerete la torcia, ridurrete le probabilità di venire allucinati da lui. In generale, in questo gioco meno guardate i nemici con la torcia e meglio è. Ridurrete il rischio di essere attaccati o uccisi. Ora facciamo fuori i nidi di questi ragni attaccati alle pareti. Stavolta morirò miseramente, ma sono andato più avanti delle partite di prima. Nei roguelike a volte il morire, sempre quando si è nabbi è frustrante, ma a lungo andare, e sapendo che giocherai sempre livelli nuovi senza mai perdere nulla del gioco, il vincere diventa gratificante più che coi giochini nabbi che girano oggi. Allora stronzi. Vi voglio morti. Questo gioco, seppur con le sue pecche dovute al fatto che è ancora in pieno sviluppo, secondo me merita di essere provato. Scusatemi se non sono riuscito a farvi vedere in azioni le altre armi oltre alla pistola, ma in queste partite non ne ho trovate. Oltre alla pistola e alle tre di finora ho visto anche il fucile da cecchino di prima e la mitragliatrice. Cercatele pure nel gioco, tanto questa alfa è gratuita. Il link per scaricarla l'ho trovato in descrizione, assieme alla pagina Facebook dello sviluppatore. Se vi piacciono Slender o l'SCP Containment Bridge Argensito in modo a mio parere schifoso da FaVJ, non potete non provare questo gioco. In questa rubrica magari potrei recensirlo anche SCP Containment Bridge, dopo che ho finito gli indie che nessuno si caga, ma che sono belli. Guardate quanti iscritti alla pagina Facebook di Fantasmal. Secondo me è una vergogna che questo gioco non sia pubblicizzato da nessuno youtuber grosso. Per trovare questa perla ho fatto una fatica immane, e spero che giocarlo vi farà piacere. Arrivederci alla prossima.